Cioè, lei ha visualizzato e non ha risposto più, ma perché poi ci siamo chiarite in live, ma non, cioè, non mi ha dato il suo numero. No, non divento brinzola, però non mi piace farmi vedere così dalle persone che mi seguono, punto, basta. È successo poche volte e non mi sono piaciuta, quindi io penso che crescendo si imparano cose che si fanno e cose che non si fanno, e io ho imparato che non voglio esternare questo lato di me, e quindi non lo mostro più qua sopra. Spino, metti in mezzo che non c'entra. Mamma, non ti preoccupare. Raga, non mi interessa di nessuno. Ripeto, io non ho mai fatto questo genere di live e non ho mai litigato con nessuno qua sopra. Mo se la gente si va a appiccicare con me, si vanno pure a appiccicare solo loro, perché io non mi appiccico con nessuno. Cioè parlano, ma parlano da sole. Cioè come questa è tre shots fubite, puoi parlare solo tu, perché io non, cioè, non sono proprio quel tipo di persona che ti risponde. Non sono così. Sarà un difetto, però io non sono così. Cioè, prima ero molto, 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 cioè non mi tenevo niente, adesso no, ma penso che crescendo per fortuna si conosce, però non so chi conosci tu. No, ma non c'è un'età, ci sono le esperienze. Cioè, sono le esperienze che ti fanno cambiare, le situazioni. Io sono stata sempre molto impulsiva in certe situazioni e con gli anni mi sono guardata e ho detto, non voglio essere così. Ha detto che sei l'ex di Ciro. Io non ho nessun ex. Ha detto che se gli stavi antipatica non dovevi proprio entrare da. E infatti. Ma raga, non, ripeto, non ha detto. Non lo so. Raga. Ma chi ha il filler? No, non ho il filler da nessuna parte. Oh, Silvia, sto per un traseo. Raga, ma io pure se. Cioè, non ho visto che lei ci stavamo, pure se ci stava, per me non era un problema. La seguo da molto, non l'ho mai vista litigare perché queste cose non gli appartengono, mai. Per te no, ma guarda che la gente con me, vabbè. Sì, raga, ci ho rinunciato. No, Sabri, ma assolutamente non esiste. Ma non esiste proprio. Esci stasera, vado a cena da mia sorella. Sì, vabbè raga, ma vivi da sola? No, raga, non vivo da sola. Vivo con mia mamma e con mia sorella più piccola. No, raga, non ho litigato con nessuno. Quanti tatuaggi hai? 8. Ieri hanno litigato il live, ma non io. Io no.
Ah, no, io no. Leo che vuoi. Quanti anni di differenza ho? Se non mi sbaglio 9 o 10. Sto scherzando. Elodie, 300.000 volte. Rimedi? No, amore, non ce li ho i rimedi perché non ce li ho, quindi non lo so. Che significa il tatuaggio sul braccio? Quale braccio? Ma è lacrime agli occhi? No, raga, ho gli occhi sensibili. Non lo sapevo questo rimedio. Il tatuaggio per me è più importante è questo. No, raga, non ci sentiamo. Che significato ha? Non mi va di raccontarlo. È una cosa molto, molto, molto intima. Sì, amo, dopo vado a leggere. Ne ho 8. Però sono tutti piccoli e sparsi per il corpo. Sono alta 1,60 m. Ho 8 tatuaggi. Unica che invidio, ma non c'è niente da invidiarmi. Nulla. Io non, cioè, non vorrei essere me. Ti dirò.